Ciao, io sono Roberta Paolini e sono la mamma di questi tre bambini che fa anche rima. Io sono Mattia, ho 13 anni, sono il fratello maggiore. Ciao, io sono Giovanna, ho 11 anni. Ciao, io sono Claudio, ho la prima e ho 6 anni. La prima cosa fai? Prima elementare. Ciao! Ciao! Dove siete in questo momento? Siamo in soggiorno e siamo a casa, in soggiorno di casa nostra. Allora, io ti ho chiamato perché non c'è bisogno di andare a cercare delle storie troppo lontane quando le abbiamo lì vicine. Roberta Paolini è una giornalista del Nord-Est Economia ed è una collega, però ha anche tre figli e quindi, come molti altri, sta cercando di capire come gestire gli spazi della casa, le lezioni in DAD e il lavoro fatto da remoto, tutto, non dico in un unico ambiente, ma almeno in un'unica abitazione. Come ve la state cavando? Insomma, Non benissimo. Chi è che beh, me la racconta? chi la vuole raccontarla tu, Claudia? Com'è andata oggi la prima lezione? Bene. Lui si è divertito molto. Ma quanti computer Straordinario. avete? Abbiamo dunque uno, due computer e lui usa il telefonino, però lui inteso Mattia usa il telefonino, però stasera avremo Beh, io sono più pro. Un terzo PC, oltre ovviamente al mio. E la connessione ce l'avete buona? Avete la fibra? Come funziona? Abbiamo una connessione che funziona e non funziona. D'altra parte siamo collegati in quattro, per cui Scusa, è il papà in il tutto papà non questo? c'è. È andato a lavoro. Sono morto. Il papà fortunatamente non c'è, è a lavoro. Sì, detta così va bene. No, non c'è, Come? nel senso non c'è fisicamente in casa, ma lui non sta facendo smart working e quindi c'è una D'accordo. persona in meno. Sentitemi un po', il problema è solo alla mattina? Perché le lezioni sono la mattina o avete anche da suddividervi i computer, le stanze e tutto anche al pomeriggio? Allora, il pomeriggio un'oretta. Perché adesso tra un quarto d'ora Giovanna ricomincia, fa un'altra ora di lezione e poi capita ogni tanto se ci sono, non lo so, ripetizioni o insomma corsi da fare. Va Tipo, si fa un bene. po' di ripetizioni, quindi ha un collegamento esterno anche. Dai, smettila. Fammi parlare un attimo con i tuoi figli. Come Sì, dai, parlate, esci. va? Cioè, come state vivendo questo momento? Malissimo. Malissimo, ok. Soprattutto io. Ma Lui. c'è qualcosa che vi piace di non andare a scuola o è tutto negativo? Siamo a caso? È tutto negativo? Che siamo negativi. Dai, su, non farlo spiritoso. C'è qualcosa? Sì, tutto negativo. È tutto negativo, sbuca che non ti vede. Tutto negativo. Quando sperate di poter tornare, Entro a fine dell'anno. cosa fate durante le lezioni? Vi distraete, spegnete la videocamera, fate qualcos'altro, siete seri? No. Ditemi la verità, dite la verità. Io sì, io sono Dite la seria a verità. dire la verità. Io mentre faccio la videolezione lui sbuca da Io dietro. non più a me. Io. Allora, faccio io un riassunto, che sennò diventiamo matti. Allora, all'inizio spegnevano la telecamera, poi adesso hanno Davvero? l'obbligo, non in questa tornata, nella prima tornata durante il lockdown l'anno scorso, spegnevano la telecamera. Dovevamo spegnere la Dopodiché telecamera. i professori hanno messo l'obbligo di tenerla accesa. Devo dirti la verità che sono rimasta molto stupita da questo piccolino che sta disturbando, perché lui che ha 6 anni ed è in prima è stato molto composto oggi durante la lezione. È stato Dai. molto bravo. Finiscila. Ecco, comunque Grazie. questa è la situazione. Quante ore fate normalmente di lezioni in DAD al giorno? Buongiorno, amore. Lo dico io, tre. A me lo dimezzano, l'hanno dimezzato. Ah no, sì, hanno dimezzato le ore, quindi ne fanno tre più o meno. E per Non fare tutto. i compiti come li fate? Cosa?
I compiti li fate sempre sui computer, no? A volte sì, a volte no. No, dipende. Soltanto quando devono consegnarlo, devi consegnare il compito, quindi fare la foto e mandarlo. Un'ultima domanda. Che voto date agli insegnanti rispetto alla capacità di utilizzare i computer e di avere delle lezioni in DAD? Anonimo, non al singolo insegnante. Non bene. Siamo gentili. E siete gentili, no, va bene. Dai. Questa parte la tagliamo, se no magari la sentono i loro insegnanti, va bene. Grazie, buona DAD a tutti. Siamo le 8. Vabbè. 8. Fagli fare la chiusa, disastro. No, va bene così, è anarchia spontanea. Va bene, eccolo che succede. Ciao, buona convivenza. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao.